tanto in partenza è stato incertezza, e ne approfitta Piper Legend per sfilare subito su Parker OM. All'esterno rimane invece Panama, che poi sbaglia, e al largo di tutti si avvantaggia invece Pleiade. Pleiade sfonda in 300 metri e conduce dopo il quarto iniziale. 28 scarso per i 400 iniziali, Pleiade conduce in seconda posizione. Rimane Piper Legend davanti a Parker OM, più indietro invece Olson Lady. Partito con prudenza invece Plusieurs d'Allée. Quinta posizione alla corda per Navigator Koff. Prende la via del largo ora Olson Lady dopo 600 metri in 43,6. In vantaggio si presenta Pleiad all'attacco della penultima piegata. Sbaglia nuovamente Panama, subisce la squalifica agli 800 in 1 minuto e 3 decimi. Con il vantaggio Pleiad nei confronti di Piper Legend, Olson Lady che muove gradualmente trascinandosi Navigator Koff e Plusieurs d'Allée. Cavalli che completano il chilometro in 1,15,3, sempre leader Pleiade, che ora cerca di accelerare sotto la spinta di Olson Lady che attacca a 500 dalla conclusione. A contatto si mantiene sempre Piper Legend, ultima curva che affronta al comando Pleiade. All'esterno Olson Lady, poi la terza ruota di Navigator Koff, lungo la corda vanno invece Piper Legend e Parker OM. Completamento della curva finale, l'errore di Navigator Koff, retta d'arrivo, con l'errore anche di Pleiade. E così si ritrova al comando Piper Legend, sprinta a centropista Plusieurs d'Allée. All'interno Parker OM, finale con Piper Legend che controlla e vince nei confronti di Plusieurs d'Allée, mentre al terzo finisce Parker OM. Corsa con alcuni colpi di scena, quello di Pleiade che ha imboccato al comando la retta d'arrivo poi sbagliando. Il calo infine di Olson Lady. L'errore di Navigator Koff. Alla fine il successo arride a Piper Legend a grossa quota. Michele Canali in Seriolo, 20,94. La quota al totalizzatore per Piper Legend, Michele Canali, Moreno Maccagnani al training.